2015. Marco, padre di famiglia, va in banca a chiedere un mutuo per comprare una casa. Pietro, imprenditore, va in banca per chiedere un nuovo finanziamento per assumere forza lavoro, ma la banca non glielo concede, o glielo concede a tassi molto alti. Esattamente come succede allo Stato quando si finanzia sui mercati attraverso i suoi buoni del tesoro. Come mai? Perché in Italia non c'è crescita. Banche ed investitori hanno paura. Ci sono pochi consumi, scarsi investimenti e spesa pubblica in diminuzione. Perché? Per le politiche europee volte al contenimento del debito pubblico. Ma c'è qualcosa che non quadra. Il problema è che gli squilibri finanziari pubblici, purtroppo molto spesso, e l'Italia ne è un esempio, sono stati affrontati con politiche di austerity, nel senso che sono stati affrontati generalmente aumentando le tasse e non invece cercando di andare a contenere la spesa pubblica, ridurla e quindi evitare di aumentare la pressione fiscale. Se guardiamo un po' i dati degli ultimi anni anche in Italia, quello che è stato il problema è stata una continua crescita della spesa pubblica che in alcune situazioni è aumentata in maniera più accelerata di altri, ma è stato un continuo trend a crescere. E naturalmente per mantenere il deficit sotto controllo purtroppo è stata aumentata regolarmente o con dei balzelli la pressione fiscale. Questo naturalmente ha avuto impatti depressivi sulla crescita, premesso che anche comunque la crescita non è soltanto un problema di deficit e di debito, c'è anche un problema di competitività che deve essere affrontato. E mentre in un mondo più chiuso, in economie più chiuse, l'aspetto della competitività è meno rilevante, in un mondo molto globalizzato, ahimè, l'aspetto della competitività diventa un punto molto cruciale per sostenere la crescita. Dopo le difficoltà che abbiamo avute per l'entrata in vigore dell'euro, tutte le tribolazioni che questo ha comportato alle diverse economie, ecco adesso con l'euro che si sta un po' indebolendo nei confronti delle altre valute, nei confronti del dollaro, le capacità di esportazione nostre sono chiaramente maggiori e quindi sono molto ottimista sull'opportunità che il Paese possa, insieme a un processo di riforme istituzionali che chiaramente da cui non si può prescindere. Quindi senza entrare nel merito, io penso che tutti in questo paese, gli imprenditori, i lavoratori, tutti debbano sperare che si facciano delle riforme, che si faccia qualcosa. Poi valuteremo nel tempo se le riforme sono fatte bene o sono fatte male e le riforme poi si possono anche modificare.